Seconda vittoria consecutiva per il Benevento, la terza dall'inizio della stagione. Nella quinta giornata del campionato di Serie B, i giallorossi di mister Fabio Caserta hanno sconfitto il Cittadella allo stadio Ciro Vigorito con un netto 4-1 grazie alle reti di Acampora ed è ritrovato la Padula, autore di una splendida tripletta nella seconda parte dell'incontro. Il Benevento è sceso in campo con il 4-3-3, Paleari, Letizia, Glick, Barba, Fulon, Acampora, Calò, Ionita, Insigne, Improta e Sau. Nella seconda parte del match si sono visti in campo dopo la sostituzione forzata per infortunio di Improta nel primo tempo al 22esimo di Lia, al 46esimo la Padula per Sau e Teio per Acampora, al 59esimo Viviani per Calò, al 67esimo Moncini per Insigne. Veniamo alla cronaca dell'incontro. Al quinto minuto i giallorossi sono già in vantaggio. Acampora servito da Improta sui 20 metri fa esplodere un sinistro a giro che sbatte sul palo ed entra in rete per la gioia dei tifosi dello stadio Ciro Vigorito sotto gli occhi dei tifosi della Curva Sud. Purtroppo dopo solo 6 minuti arriva il pareggio del Cittadella con Oconco. Assist di Antonucci per l'attaccante che rientra sul destro, si libera di Calò e batte Paleari. Primo tempo deludente con tanti dubbi sul gioco espresso dai padroni di casa. Nota dolente l'infortunio al 22esimo per Improto sostituito da Elia. Nella ripresa mister Caserta mischia le carte schierando Teglio, il neo arrivato Viviani e la Padula. La squadra cambia volto, inizia a giocare ed i risultati non tardano ad arrivare. Al 70esimo il Benevento torna in vantaggio, lancio da dietro, la Padula fa la sponda di testa per Moncini ma trova Benedetti, il controllo del centrale veneto è difettoso, il pallone resta lì e la Padula non perdona. All'84esimo ancora la Padula in cattedra, realizza la doppietta, cross di Letizia dalla destra, Benedetti cicca ancora l'intervento e la rende perfetta per il centravanti che di destra non sbaglia. Un minuto dopo il peruviano cala il triste personale, contropiede del Benevento, cross dalla destra di Moncini per il nazionale sudamericano che a porta vuota non sbaglia, 4-1, sigillo sulla gara e Cittadella affondato. Applausi a fine partita per la squadra di Fabio Caserta, ora 10 punti in classifica con 3 vittorie all'attivo, una sconfitta ed un pareggio. Nel prossimo turno, in programma sabato 25 settembre alle ore 14, il Benevento giocherà in trasferta a Como. La squadra ha sofferto oggi contro una squadra, sapevamo già, non a caso, il Cittadella negli ultimi anni ha sempre fatto playoff, finale playoff, quindi non è una squadra che è il primo anno che partecipa al campionato di Serie B, quindi di fronte c'era un avversario forte, lo sapevamo. La squadra a mio avviso ha iniziato molto bene i primi 15-20 minuti dopo il gol, dopo aver subito l'1-1, abbiamo perso un po' le dinamiche di gioco, abbiamo sbagliato tanti passaggi, abbiamo sofferto, però io penso che anche sia un lato anche positivo questo, saper soffrire, non abbattersi come abbiamo fatto magari nella partita con il Lecce. Credo che poi alla fine la squadra, i valori e la voglia di portare a casa i 3 punti, alla fine la squadra ha meritato la vittoria. C'è poco da dire, la Padula lo sappiamo, l'ho detto dall'inizio. La Padula è uno che in Serie A risposta agli equilibri, un giocatore che ha delle qualità importanti. Viene da un momento magari dal punto di vista fisico non positivo perché ha avuto tra la nazionale un problema alla caviglia, poi ha avuto un problema al ginocchio, non si è mai allenato con la squadra. Quindi dobbiamo anche aspettarlo perché, ripeto, è un giocatore fondamentale perché vede la porta, quando c'è la Padula anche gli avversari lo temono perché è un giocatore importante. Sono molto contento perché è da una settimana che si allena, diciamo, con costanza la squadra, sono contento per lui, sono contento per i ragazzi perché, ripeto, oggi non era facile. Sono stati bravi a saper soffrire tutti insieme. Il secondo tempo abbiamo iniziato, abbiamo sofferto anche qualche ripartenza, qualche buona azione da parte del Cittadella, però ripeto, non possiamo pretendere e pensare di poter dominare per 90 minuti tutte le partite. E quindi sono molto contento, sappiamo che bisogna lavorare tanto, bisogna migliorare tanto, però nella quinta partita noi sono più che soddisfatto della prova dei ragazzi.
Il voto della Commissione Cultura all'unanimità. L'Arco di Traiano, denominato anche Porta Aurea, sito in Benevento e simbolo della città, è dichiarato monumento nazionale. Lo stabilisce il DDL approvato all'unanimità dalla Commissione Istruzione e Beni Culturali del Senato, che ha conferito il mandato alla relatrice Russo a riferire in aula. L'Arco di Traiano di Benevento rappresenta una tra le più importanti testimonianze dell'antichità romana in Italia. Un grande nuovo riconoscimento per il Sannio e in particolar modo per la città di Benevento. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, candidato anche per il secondo mandato alla medesima carica per guidare la città, è intervenuto in merito alle dichiarazioni rese dal leader di Alternativa per Benevento, Luigi Diego Perifano. Mastella infatti ha sottolineato di non dover rispondere di nulla circa la questione del dissesto ereditata da una precedente situazione drammatica antecedente il suo mandato. Una situazione che, come primo cittadino, assieme alla sua amministrazione, ha tentato di gestire e di risanare. Ai microfoni di TV 7, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Io ho avuto di certo una cosa, mi pare abbastanza evidente, che noi abbiamo ereditato debiti. Durante la mia gestione debiti non abbiamo contratti. Quindi sembra strano che il medico che censisce la malattia del malato può essere accusato per la malattia. Noi abbiamo censito e abbiamo operato anche una terapia che poi in maniera più o meno, diciamo, in sinergia con l'OSL, che non è che è stata sempre presente nella realtà della città di Benevento, ma noi abbiamo ereditato. Io voglio capire, insomma, i soldi che la Corte dei Conti riteneva che il Comune di Benevento, prima, due anni prima, non riuscì a mettere in piedi per sanare il bilancio. Esisteva questa forma di che vi manderò di lettera da parte della Corte dei Conti oppure no? Questo non risponde loro, non io. Io non devo rispondere proprio di nulla. Cioè, voglio dire, noi le questioni dobbiamo affrontare, abbiamo affrontato. Quando io sono arrivato a fare il sindaco, sono andato alla Corte dei Conti, al Ministero degli Interni, mi hanno detto faccia subito il dissesto perché la situazione è drammatica. E credo abbiamo fatto bene, perché altrimenti saremmo trovati in grandi, enormi difficoltà. E io ho fatto anche denuncia alla Corte dei Conti e farò, ritenendo che chi è responsabile di quel passato si prende la responsabilità di chi ha fatto e operato nel passato. Ripeto, i soldi, l'indebitamento c'era, l'abbiamo ereditato. Per questo ora si può discutere se fai il dissesto, ma c'erano i debiti, quindi debiti non contratti da me. Io non c'ero, fino al 2016 non c'ero, quindi abbiamo contratto debiti, la MTS fallita, il Malis inaugurato e dopodiché chiuso, tutte queste cose qua, insomma, abbastanza stravaganti che ho visto nell'operatività amministrativa. Quindi non dobbiamo dare spiegazioni, sono loro che danno spiegazioni di come hanno disamministrato. Quindi loro devono dire che cavolo avete combinato in questo periodo, cioè come mai vi siete arrischiati a fare queste cose qua in maniera inopportuna, che ha pagato l'opinione pubblica locale, i cittadini locali, di quale tasse più alte, perché è ovvio che già c'erano prima, non è aumentato di nulla rispetto a prima, c'erano perché loro hanno disamministrato, questa è la verità, questi che vorrebbero tornare, ma non tornano. Via ai lavori per l'apertura del cantiere in contrada Santa Clementina per l'estensione ed il potenziamento della rete idrica in Via Latina a cura della Gesesa, un piano di ampliamento atteso da tempo che interesserà 4 km di condotta idrica. L'obiettivo dell'opera è quello di potenziare ed allargare il servizio idrico locale. Presente tra gli altri all'apertura del cantiere il presidente di Gesesa, Domenico Russo. Ascoltiamo le sue dichiarazioni ai microfoni di TV7. Oggi vengono avviati questi lavori di estensione idrica via Latina, ne seguiranno altri nei giorni successivi, Contrada Nord e Contrada Roseto, e altri sono in programmazione. Gesesa anche, in accordo con il Comune, ha emesso un comunicato per fare una giusta informazione, dare giusta informazione, la massima trasparenza ai cittadini, per comunicare quelli che sono i lavori di estensione in corso, programmati da tempo, quelli in fase di progettazione, e per far comprendere ai cittadini l'attenzione di Gesesa per le contrade. Chiaramente per fare queste estensioni oggi sono 360 metri quest'opera, di metri lineari di estensione, nei prossimi giorni le contrade nord saranno circa 4 km di estensione idrica, quindi sono opere importanti, la città ne ha bisogno da anni, con una seria programmazione anno per anno si deve risolvere questo problema, perché tutti i cittadini di Benevento devono avere ovviamente allaccio la rete idrica. Ogni anno Gesesa, in collaborazione col Comune, effettuerà delle estensioni per le contrade in tutte le zone della città. È anche una questione ovviamente di finanziamenti, risorse economiche, programmazione, ma certamente ogni anno si farà un passo in avanti per risolvere questo problema che la città ha da decenni.
cerimonia di intitolazione di via Rosario Angelo Livatino, strada di collegamento tra via Abete e via Mura della Caccia in zona Pezzapiana. L'evento si è tenuto all'incrocio con via Abete. Rosario Angelo Livatino è stato un magistrato italiano assassinato dalla Stidda su una strada provinciale ad Agrigento il 21 settembre 90. È venerato come beato e martire dalla Chiesa Cattolica. Presenti alla cerimonia il sindaco Clemente Mastella, l'assessore alla legalità Raffaele Romano e l'assessore alle contrade Carmen Coppola, per ricordare il magistrato martire morto 31 anni fa. Oggi è un giorno importante, è San Matteo, peraltro è protettore della Guardia di Finanza ed è anche purtroppo il giorno in cui ricorre il 31esimo anniversario dell'uccisione del giudice Livatino. Quindi in questa occasione abbiamo voluto solennizzare questa data e rendere omaggio a questo personaggio straordinario, eccezionale, che aveva tra i suoi capisaldi la fede e la Costituzione, il rispetto della legge, perché la legalità, il principio di legalità, la certezza del diritto sono la base di una civile convivenza e sono importantissime. E questo anche in relazione alla sinergia che si è creata con l'Associazione Libera, con la quale io ho molto collaborato e con la quale abbiamo anche avviato il percorso di ripresa del bene confiscato, come voi sapete, l'ex cementificio Ciotta, per il quale a breve devono partire i lavori per ripristinare la sede che era destinata ad uffici e che sarà invece a disposizione di 5 associazioni del territorio. Poi voglio dare atto anche e ringraziare del lavoro soprattutto del geometra Pacillo, che è il geometra responsabile al settore urbanistica del SIT, che si sta impegnando notevolmente in questa materia delicata di completamento della toponomastica. E anche, se mi consentite, un ringraziamento alla società Andreani, perché la società Andreani ci aiuta nella individuazione poi dei numeri civici. Voi vedete, quello è il numero 19, l'ultimo civico della strada che abbiamo intitolato al giudice beato, e ci ha fornito con estrema generosità anche le targhe e i numeri civici che abbiamo a posto. Quindi ringrazio tutti e dico oggi è un bel giorno per l'approvazione, per la legalità e per la conferma, insomma, della solidarietà che la città di Benevento esprime nei confronti delle vittime della mafia. Sono 15 i pazienti positivi ricoverati nei reparti Covid dell'ospedale San Pio di Benevento, dei quali 11 saniti e 4 di altre province. Si registra dunque un aumento di un'unità rispetto al precedente report. Sono 7 i pazienti ricoverati in pneumologia subintensiva, 8 in malattie infettive. Nel bollettino odierno dell'unità di crisi della Regione Campania si registrano 236 nuovi positivi su 18.600 test effettuati. 5 sono i deceduti nelle ultime 48 ore. Un deceduto in precedenza, ma registrato solo nell'ultimo bollettino. La targa di Amnesty è stata fatta rinvenire nei pressi della panchina rossa donata dal Rotary Club di Benevento con Inner Will e Consulta delle Donne nell'anno 2019. Questo gesto, in verità da noi auspicato, ci ha riempito il cuore di gioia. Così in una nota il responsabile del gruppo Amnesty di Benevento, Luigi Marino. Quando si difendono i diritti umani ci si appella spesso alla coscienza, a quel senso intimo di giustizia. Ecco la restituzione spontanea di un bene trafugato che ci fortifica, poiché rende palese che sì, nonostante tutto, ancora si può parlare al cuore delle persone e ricevere risposta. Chiunque tu sia, ovunque tu sia, grazie, poiché il tuo gesto, il tuo tornare sui tuoi passi e scegliere di fare la cosa giusta ci rallegra e ci spinge a perseverare nelle nostre battaglie. Dentro di te, adesso, saprai di poter essere una persona migliore. Andiamo avanti con forza e vigore.
L'azienda ospedaliera San Pio, guidata dal direttore generale Mario Ferrante, aderendo all'Open Day dedicato all'aneurisma aortico, promosso dalla Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere, organizza per il prossimo 29 settembre dalle 8 alle 18 presso l'ambulatorio di diagnostica vascolare una giornata di prevenzione relativa alla diagnosi dell'aneurisma dell'aorta addominale. L'iniziativa rivolta alle donne di età superiori a 55 anni si pregia del patrocinio della Società Italiana Chirurgia Vascolare ed Endovascolare. È stato presentato dal presidente del Conservatorio di Musica Nicola Sala Antonio Verga e dal direttore Giosuè Grassia il Festival d'Autunno 2021, che si terrà dal 24 settembre al 16 dicembre. Sarà strutturato in tre sezioni musicali, la prima dedicata alla 12esima edizione della rassegna organistica itinerante a cura dei maestri Castaldo e Varriano, che con 12 concerti d'organo toccherà i luoghi sacri delle 5 province della Campania. La seconda è incentrata su 6 giornate celebrative, di cui 5 programmate al Teatro San Vittorino e una al Centro La Pace. La terza ed ultima sezione è dedicata ai grandi eventi della musica, come l'autunno chitarristico, strutturato in 5 giornate consecutive, curate dal maestro Viti, la giornata della canzone napoletana l'11 ottobre, la 3 giorni del Sannio Festival, concorso della canzone classica napoletana, programmato per fine ottobre il 29, 30 o 31, che avrà come presidente di giuria Peppino Di Capri, le serate cameristiche, la musica sacra a cura della professoressa Vendemia, la giornata jazz del maestro Spadoni, i concerti mattutini per le scuole del territorio curati dalle professoresse Montano e Vendemia. La rassegna sarà inaugurata venerdì 24 settembre alle 19 al Teatro San Vittorino con un concerto di fisarmonica degli studenti Cirocco e Cancello a cura del maestro Talari. Volevamo dare una spinta ancora più forte a quella che era l'attività istituzionale del Conservatorio. Volevamo aprirci alla città, aprirci alla provincia, aprirci a tutti coloro i quali vogliono riprendere la propria attività, la propria normalità. E noi abbiamo dato questa possibilità con una serie di eventi, circa 40, che si sviluppano su 4 mesi, quindi tutti possono partecipare, anche se per le restrizioni Covid chiaramente i nostri posti sono contingentati, ci sono delle limitazioni, e per dar modo a tutti di poter, diciamo, fruire a rotazione, chiaramente senza affollarsi e senza ripetere diciamo le presenze, dare a tutti la possibilità di venire ad ascoltare e di godere, diciamo, di un'ora di tranquillità e di serenità. Abbiamo, come dicevo prima, strutturato, cioè, per tutti i gusti. Abbiamo la giornata jazz, abbiamo la giornata della musica sacra, la giornata cameristica, e poi ci sono tre grandi festival, festival della musica organistica, la 12esima edizione della musica organistica itinerante per tutta la Campania, poi abbiamo l'autunno chitarristico, che tradizione, sono 12 anni che si svolge qui al Teatro San Vittorino, poi abbiamo il Sannio Festival, che è una novità, che è il primo anno che facciamo questo esperimento, è un concorso canoro di canzoni inedite che si svilupperà su 3 giornate, 29, 30 e 31, e il presidente della giuria è Peppino Di Capri. E poi avremo una serie di eventi sui grandi personaggi, vale a dire su Nicola Sala, su Antonio Pietrantonio, su Giovanni Fuccio, sulla musica cameristica e su Don Emilio Matarazzo, alla Collina della Pace. E poi ancora, per poter concludere, diciamo, il tutto, avremo delle serate di musica cameristica, trio, quartetti, quintetti, orchestre d'archi, orchestre sinfoniche, insomma c'è una varietà che può soddisfare tutti i gusti e tutte le aspettative che ciascuno può avere. Noi iniziamo il 24 con il duo di fisarmoniche, due nostri giovani studenti che si esibiranno, e daremo l'avvio a questo festival che terminerà il 16 di dicembre nel centenario della morte di Saint-Saëns con il Carnevale degli Animali.
Il prefetto Carlo Torlontano ha ricevuto il nuovo comandante di Legione Carabinieri Campania, il generale di brigata Antonio Iannece, in visita istituzionale nella provincia, accompagnato dal comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Germano Passafiume. L'incontro si è svolto nella massima cordialità ed è stato l'occasione per approfondire sia argomenti di interesse generale che di più stretta attinenza al territorio beneventano. Successo di pubblico per la nona edizione della Notte delle Streghe, due giorni di spettacoli che hanno fatto registrare il tutto esaurito. La Corte della Rocca dei Rettori e Giardini, la Galleria Bosco, il Chiostro di Santa Sofia, l'Hortus Conclusus, Piazza Roma, Piazza Castello, il Museo delle Streghe in via San Gaetano sono stati il palcoscenico perfetto per raccontare e far conoscere la leggenda delle streghe di Benevento. Un susseguirsi di appuntamenti che ha fatto emergere la città in un'atmosfera surreale e magica, riportando il visitatore indietro nel tempo. Le atmosfere create nelle varie location hanno incontrato il favore dei tantissimi visitatori che hanno potuto assistere al Grande Saba. Super seguito anche il processo ad una strega, l'afflusso di gente è stato tanto che sono state effettuate repliche aggiuntive a quelle previste per la due giorni. Primi anni, gli store di mamma e papà. Una leadership nella commercializzazione di articoli di puericoltura, abbigliamento, alimentazione ed un mondo di giocattoli. Primi anni, gli store di mamma e papà. Nuove proposte e collaborazione con i migliori brand mondiali in termini di innovazione e qualità per neonati e bambini. Primi anni, a Benevento in via Cassella, ad Avellino in Viale Italia. Primi anni, la convenienza continua, la qualità migliora. Da primi anni tutto l'occorrente per la scuola, corredo scolastico e grembiuli dei migliori brand. Primi anni, gli store di mamma e papà, ora con una campagna scolastica in promozione. Sabato 25 settembre, con inizio alle 20:30, defilé di abiti da sposa organizzato dall'atelier delle sorelle Panella. Scenario dell'evento la mega struttura di via Manzoni, ex area fiera di San Giorgio del Sannio, dove saranno rispettate tutte le misure anti-Covid. È gradita l'iscrizione sul profilo Facebook dell'atelier Sorelle Panella, uno tra i più grandi d'Italia, completamente dedicato a collezioni prestigiose con oltre 800 abiti delle griff più conosciute del settore. Nato nel 2012, l'atelier Sorelle Panella unisce la professionalità di Roberta, Anna Rita e Valentina che, accomunate dalla passione per l'abito bianco, decisero di dar vita ad un atelier esclusivo in cui ogni donna possa realizzare il suo sogno di sentirsi perfetta nel giorno più atteso della propria vita, indossando qualcosa di ricercato, prezioso e romantico. L'atelier propone anche particolari collezioni di scarpe ed accessori per completare il proprio outfit, insieme ad uno staff cordiale e competente che effettua consulenza di immagine. Tutto questo ed altro ancora in occasione del défilé di sabato 25 settembre, ore 20:30, presso la mega struttura di via Manzoni a San Giorgio del Sannio. Atelier Sorelle Panella, ed il sogno continua. Domenica 26 settembre ricorre la giornata nazionale del veicolo d'epoca. L'Automotoclub Storico Antico Sannio, unico federato ASI per Benevento e provincia, organizza il relativo raduno a Casalduni con mostra statica in piazza Municipio. Come di consueto, il club, diretto dai fratelli Luigi ed Antonio Giangregorio, coniugherà la passione per le auto d'epoca con i luoghi e le bellezze del territorio sannita. Sono previste le esibizioni del gruppo Fontana Vecchia, il saluto di benvenuto da parte delle autorità, quindi visita guidata del centro storico di Casalduni con particolare riferimento al Museo Contadino. Per chi volesse partecipare è gradita la prenotazione al 320 38 55 900. Automoto Club Storico Antico Sannio, ed il viaggio continua. La Lega Nazionale Professionisti ha ufficializzato il programma gare dall'8ª alla 15ª giornata della Serie BKT 2021-2022.
Di seguito il calendario della strega. Il 17 ottobre alle 14 si gioca Cremonese-Benevento. Il 23 ottobre, sempre alle 14 in pomeridiana, Benevento-Cosenza. Il 28 ottobre alle ore 20:30 Crotone-Benevento. Il 1 novembre alle 12:30 Benevento-Brescia. Il 6 novembre alle 18:30 Benevento-Frosinone. Il 21 novembre alle 20:30 Pisa-Benevento. Il 27 novembre alle 14 Benevento-Regina. Il 30 novembre in serata alle 20:30 Vicenza-Benevento. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.